Whatever you're into, it's on Prime. Maybe you love pop music. With Prime, you can watch documentaries about your favorite bands, stream all their albums on Amazon Music, and even order some merch in time for their next concert. All in one place. From shopping to streaming, it's on Prime. Visit amazon.com/prime to get more out of whatever you're into. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can find the perfect ring for her with guidance from Blue Nile's jewelry experts who are on hand 24/7 and the ease and convenience of shopping online. For a limited time, BlueNile.com is offering 36-month special financing on minimum purchases of $1,000. Restrictions apply. See BlueNile.com for details. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Still wearing the same tidy whities you grew up with? Duluth Buck Naked is getting people across the country to change their underwear. With no pinch, no stink, and no sweat, Duluth Buck Naked underwear feels like you're wearing no underwear at all. Plus, they're treated to fight odor, helping you to stay fresh all day long. Still not convinced it's time to change your underwear? Shop Buck Naked at Duluth Trading Company. È ufficiale ed è doveroso un ritorno alle origini che però appunto porta con sé una maturità e quella che è una carriera affermatissima alle spalle, come veramente fossero 30 anni di carriera se parliamo di risultati, per un ragazzo che è ancora giovanissimo e che ha ancora una voglia incredibile di dimostrare. Come ho sempre detto, è l'unico artista che dal punto di vista stilistico per me è rilevante, nel senso che è l'unico del genere che io rispetto, nonostante magari spesso non porti contenuti. Negli ultimi dischi ha osato sempre, a volte vincendo, a volte dovendo ripiegare magari in un gioco differente di singoli e featuring per rimanere al top del top anche per quanto riguarda le finestre all'estero, ma in questo disco secondo me Sfera Ebbasta ha l'opportunità reale e concreta di riprendersi tutti i fan e affermarsi con quelli che ha e averne di nuovi, perché comunque è un disco importante che ha segnato comunque la prospettiva della discografia italiana in maniera per qualcuno come me anche irrecuperabile. Ricordo quando sentì i primi per davvero, le prime tracce del disco, li ascoltai con Capo Plaza e Peppe Sox, storia che ho raccontato mille volte, ve la faccio breve. Erano ospiti a una mia serata qui nelle mie parti e lì ascoltai per la prima volta degli spoiler che loro avevano e io, patito per lo school, non capii. Quando poi un annetto dopo uscirono queste tracce, ricordo benissimo che avevamo l'impressione di essere davanti a un qualcosa che non capivamo, ma ci stava iniziando a dar gusto. Era facile snobbare, ma difficile da toglierselo dalla testa. E quindi lì iniziò una vera e propria rivoluzione a 360 gradi. Questo artista ancora oggi io lo porto nel cuore. E quando sento persone che non lo conoscono, che lo attaccano, io sono il primo a dire: non parlare di Sfera, perché Sfera è l'ultimo che merita come persona di essere attaccata, vista la sua storia, visto il suo background e visto quanto ci ha creduto nella musica e visto anche che lui detta le regole del suo gioco e nelle sue regole è invincibile. Questo è il concetto. Se poi lo mettiamo nelle regole degli altri eccetera, ok, ma lui è stato tanto bravo da dire: io ho detto le mie regole e faccio il mio gioco e tutti gli altri a seguire. Grande Sfera, non vedo l'ora di sentire questo disco che riparte proprio dalle origini, quindi da Cinisello, dove potremmo riascoltare veramente lo Sfera legato al quartiere, legato a uno stile di vita che oggi non lo appartiene più, ma che comunque ha radici. Come diceva appunto Capo Plaza, vai via dal tuo quartiere, ma il quartiere è dentro te. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.